Arrivo al punto finale. Cari amici e compagni, noi abbiamo dichiarato davanti all'Italia che vogliamo prenderci la responsabilità di governare, che vogliamo farlo mettendo in campo largamente nuove energie, energie rinnovate che ci sono e che abbiamo, che vogliamo farlo organizzando un centro-sinistra di governo e rivolgendo un appello largo a forze moderate, europeiste, saldamente costituzionali, disposte a contrastare in Europa e in Italia una destra regressiva e possibili derive populiste. Abbiamo detto questo e lo diciamo, lo ribadiamo, ma governare non sarà facile. Chi vende ricette facili o suggestioni da uomini solo il comando vende del fumo. E non si potrà governare senza popolo. Non sarà possibile. Non sarà possibile. È inutile mettersi in marcia se non si comprende questo. E quindi, se non ci sarà un minimo di recupero di vicinanza e di fiducia fra politica e cittadini, se la politica celebrerà semplicemente i suoi riti dentro un fortino, non ci sarà speranza alcuna di poter guidare il Paese fuori dalla crisi. Insomma, se la politica non si prende qualche rischio, la fiducia non tornerà. Questa è la sostanza. Io credo che non chi comprende questo non sottovaluta gravemente la situazione. Invece la fiducia può riprendere, perché le forze ci sono, perché uscirne si può, cambiare si può, ma assieme, mettendoci partecipazione, trasparenza, sincerità, un po' di coraggio. Il coraggio di arrivare alla governabilità attraverso la partecipazione consapevole. Questa è la strada. E questo è il senso delle nostre primarie di coalizione sulle quali si delibererà. È questo il senso. E badate, è un senso che viene compreso già adesso. Lasciate stare tutte le cose. Stamattina ho detto che siamo in una crisi di nervi, in una crisi isterica, non lo so. Lasciate stare queste cose qua. Guardate al fondo dell'opinione pubblica, nel marasma della politica, nel fango che investe tutto. Noi comunque leghiamo il nome del PD, l'iniziativa del PD, ad un'occasione di partecipazione, di mobilitazione, di scelta, di apertura. E abbiamo segni evidenti. Abbiamo segni evidenti che questo viene compreso. Le abbiamo dalle rilevazioni che facciamo, le abbiamo dalle relazioni con forze economiche, sociali, del civismo e così via, che abbiamo avuto e abbiamo in queste settimane. Questa nostra cosa, non ci fa male, come qualcuno teme. Ci fa bene, ci farà bene, sempre che si sia capaci noi di guidare noi stessi. Noi di guidare noi stessi, di dimostrare che siamo un grande collettivo che discute ma che decide e che funziona. Questo è. C'è solo questo il problema. Ci farà bene a fronte di una destra che cerca strategie di sopravvivenza chiuse in un palazzo. Ci farà bene a fronte di tentativi di costruire soggetti politici in laboratorio, soggetti d'occasione, già che arrivano le elezioni, si fa vedere chi non si era mai visto. Ci farà bene a fronte di populismi che parlano a nome dei cittadini senza incontrarli mai. Ci farà bene, mettiamoci dunque convinzione, forza, fiducia in questo percorso. E in nome di questa stessa logica, di questa apertura, è perché questa logica di apertura non apparisse e non appaia contraddetta, che ho chiesto prima in direzione, oggi qui, di sospendere la norma statutaria che prevede il segretario comunico candidato del PD in primarie di coalizione, superando anche le oneste preoccupazioni di tanti, che so sono anche qui, sono oneste preoccupazioni, non è che non ho ascoltato. Però guardate, è una buona cosa per l'Italia e per noi.
Io ne sono convinto. E l'unica preoccupazione che ho su questo è che questo gesto, che è importante, che vi chiedo oggi, che questo rischio, che segnala appunto una politica che vuole rischiare qualcosa, con sincerità, ecco, che questo gesto non venga svilito da noi stessi, questo no. Qui lasciatemi dire, in 3 anni l'ho mai fatto, ma una cosa personale, che non voglio entri nel dibattito, una cosa, dico a titolo personale, io sono stato veramente ferito dal leggere che qui si cambierebbero regole in corso d'opera per chiudere e per bloccare. No, questo no, qui c'è un limite a tutto. Sia chiaro, e intendo... Sia chiaro. Noto un certo consenso. Chiudiamo, guardate, fatemelo dire, poi la chiudiamo lì, ne parliamo più, ma io voglio che sia chiaro anche l'opinione, perché poi i giornali le cose, che l'unica regola esistente che si cambia in corso d'opera è la regola statutaria che riguarda il diritto del segretario. È l'unica. E è una regola di apertura. Questo almeno chiariamolo. Detto questo, e chiudiamola lì, detto questo, io chiedo a tutti voi e a ciascuno di voi, di accogliere questa proposta di sospensione. L'Assemblea deciderà oggi anche il mandato per discutere con SEL, PSI sull'organizzazione delle primarie, la loro convocazione. Ecco, anche qui, nelle cose che decideremo e anche nello stile della nostra discussione, ricordiamoci, dico che l'organizzazione delle primarie non è solo affar nostro, no? No, perché cioè, la questione è che, dico, di un minimo di... Quindi chiedo quindi che sia riconosciuto quel tanto di rispetto che dobbiamo dare alla discussione con gli altri, ecco. Per quello che ci riguarda come PD, io anche come segretario, devo dirlo, io segnalo l'impegno che dobbiamo nel mettere in pratica ciò che abbiamo già deciso parecchio tempo fa. Adesso magari chi non frequenta la direzione può non saperlo, ma noi nel giugno del 2011... dopo drammatiche evenienze a proposito di primarie locali delle quali portiamo ancora un segno profondo, facemmo una direzione con voti che poi fu confermata in discussioni successive, e cioè la decisione di rendere effettivi strumenti che in teoria c'erano da sempre, dagli albori delle primarie, il famoso albo, eccetera, ma mai veramente attivati sul piano organizzativo, perché impossibili da attuare nel quadro organizzativo che abbiamo visto fin qui. Molto semplicemente è questo. Allora, o facciamo chiacchiere o facciamo fatti. Se facciamo fatti e decidiamo che un albo ci vuole, bisogna trovare soluzioni organizzative che lo rendano pensabile, possibile. È questo. Allora, dobbiamo fare un passo avanti, ma non per chiudere la partecipazione, per mettere trasparenza, serietà allo strumento, metterlo in sicurezza per il futuro, perché è uno strumento prezioso, guardare quali sono le migliori esperienze mondiali a questo proposito. E produrre finalmente la possibilità di una relazione non occasionale con un numero enorme di elettori di centrosinistra. Elettori vecchi e nuovi, elettori vecchi e nuovi, perché certamente un elettore di centrodestra può cambiare idea, ma se partecipa alle primarie ce lo viene a dire, tutto qua. Tutto qua.
E se gli diamo 21 giorni invece che un giorno solo, gli diamo più agio. Allora, io sto al principio, poi l'assemblea le regole deciderà, sto al principio. Il principio è questo: chi partecipa riceve sovranità e può decidere. In cambio si prende una responsabilità, si dichiara, si registra in modo ordinato. E noi non dobbiamo aver paura delle parole regole. È una bella parola, regole. È una bella parola, regole. Ecco qui. Io vi ho proposto qualche riflessione, vi ho offerto qualche indicazione, l'assemblea deciderà secondo regole della nostra comunità che meritano il rispetto di tutti, poi la coalizione.